Insomma, ci siamo fatti tutt'uno con San Francesco qua a Piazza San Giovanni per la manifestazione di Grillo, visto che ho convinto lui a votare Grillo, io ovviamente non voterò. Sì, è una specie di questa di Arca di Noè, però in realtà noi siamo immersi dentro la manifestazione, quindi non abbiamo bisogno di nasconderci, insomma, è solo un modo per emergere, ma poi rientreremo dentro la marea anche noi. No, assolutamente, io penso che molti saranno contentissimi che noi ritorniamo nella marea, visto che ci sono varie persone che mi hanno minacciato se facciamo ancora un'altra puntata e io non vorrei, insomma, deluderli. No, questa è l'ultima. No, facciamone un'altra. Ah, ti hanno minacciato se non ne fai un'altra? No, mi hanno minacciato se ne faccio un'altra, per questo la voglio fare, insomma. Il solito bastian contrario, no? Allora, quali sono i tuoi pronostici per queste elezioni europee, che tra l'altro non c'entrano un cazzo con il governo, ma sembra sempre che c'entri? Purtroppo ieri sono stati diffusi dei sondaggi pirata in cui fondamentalmente si diceva che il grande schieramento grillino veniva dato per vincente, insomma, e quindi io, che avrei votato un'altra cosa, diciamo, mi sono convinto, ho detto vabbè, basta, ok, sono convertito anch'io. Il Cucchi vota Grillo. No, perché ho detto, ma se tutti lo votano, se la gente è con lui, il motivo ci sarà. Guarda, la piazza è piena, cioè il motivo ci sarà, ho detto, forse sbaglio io, forse stiamo sbagliando. Ma quindi veramente voterai Grillo? Io voterò e farò votare Grillo, perché comunque, rendendomi conto che la settimana populista con la critica faceva votare Grillo il più possibile, allora ho detto, a questo punto votiamolo e magari per un'eterogenesi dei fini decresce. Quindi, capito, voterò Grillo in chiave anti-Grillo, però. Io credo che l'eterogenesi dei fini sia veramente la cosa più importante nel mondo. Sì, probabilmente. Spiegaci, cosa significa? Significa che fondamentalmente facciamo una cosa ma non sappiamo le conseguenze che avrà, e probabilmente potrebbe avere delle conseguenze distanti o contrarie a quelle che ci aspettiamo, quelle che vorremmo. E tu cosa vorresti da europarlamentari che vadano a Bruxelles, a Strasburgo? Vorresti degli europarlamentari che comunque alla Grillo anti-Strasburgo, con cui sono d'accordo, ma che fondamentalmente saranno del tutto ininfluenti nel punto del Parlamento europeo perché sono totalmente isolati? Vorresti dei parlamentari vecchio stile? Che tipo di prêt-à-porter preferisci per i tuoi parlamentari europei? A me diciamo, piaceva, interessava un parlamentare che andasse in Europa con una visione chiara, sì, degli interessi italiani, ma in prospettiva europea, guardando ad una vera transizione politica verso un'Unione Europea, quindi nel senso dei parlamentari ovviamente molto competenti, che portino anche i problemi dell'Italia ma in una prospettiva politica europea, anche a livello di partiti, sempre più, diciamo, organizzati in chiave europea, sempre meno in chiave nazionale. Però ripeto, di fronte al dato di fatto che il populismo ha già vinto, cioè non dobbiamo aspettare le elezioni, il populismo ha già vinto. Bravo, complimenti, grazie. Quindi non c'è bisogno di dire come andranno, come non andranno le elezioni, noi gli facciamo già i complimenti, perché è un linguaggio che ha dominato negli ultimi 20 anni, quindi non ci deve stupire il fatto che vincerà. Noi con questi video abbiamo provato a proporre un linguaggio e dei contenuti alternativi e abbiamo perso, però vedremo in prospettiva, insomma. Ma San Francesco secondo te era populista? San Francesco secondo me no. No, anche parlava con gli animali ma non era populista. Mi sembra un'ottima definizione. Anche noi parliamo con gli animali, infatti ora ci andremo a fare due spiedini al fan club di Grillo. Ovviamente noi siamo del tutto della stampa grillina ora, e quindi se volete indirizzare a noi qualcosa sulla rete. Abbiamo preferito convertirci ante marciam, perché conviene di più, insomma, perché poi post marciam ci sono meno vantaggi, quindi lì c'è il tram dei vincitori, noi saliamo. È un benvenuto? Okay. È un benvenuto per... Ci vuoi fare il benvenuto? Ci saluti la settimana populista, per favore? Eh? Ci saluti la settimana populista? Chiami? Maurizio, diciamo noi. Dal MEDAP di Fonte Nuova. Olè, da Fonte Nuova? Sì, Fonte Nuova. Fonte Nuova, te l'hai preso a occupare. No, qua a occupare è Roma. Ha fatto il comune a sé. Siamo a Roma, ci votiamo anche noi. Olè. Quindi, ieri ero triste perché dicevo, cazzo, abbiamo fatto tutto questo per niente, questi sono al 30% nei sondaggi. Poi mi è venuto in sogno John Lennon che mi ha cantato All we are saved to give Pep a chance. Oh yeah!
we are safe to give Peppe a chance. Dai ragazzi, cazzo, arriva Peppe, dai! Tanto pazzo può pensare di poter cambiare la società e il mondo, ma soltanto quel pazzo ci riesce. E questa è la nostra pazzia!